Guarda a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, che meraviglia. Dopo che la volta scorsa ragazzi ho vissuto degli spaventi, direi assolutamente epocali, ripeto quello che ho detto la volta scorsa, e ci siamo ritrovati qua effettivamente. Adesso mi sa che mi tocca ripetere un attimo questa questione del telefono e tutto il resto, e non ero riuscita ragazzi ad andare avanti ad un certo punto, quindi adesso risponderò di nuovo. Sì, vabbè, dopodiché comincerà a suonare. Ah, l'altra volta dei libri che cadevano non me ne ero assolutamente accorta. Va bene, adesso probabilmente ci sarà una porta qua dietro. Invece no. Ah, devo chiamare, sì, devo chiamare il 3, 6, madonna sto telefono non funziona più bene, 3, ecco fatto. Adesso ragazzi non potrò rispondere a nulla perché qua non ci sarà il telefono, cadrà questo schifosissimo bambolotto come se non ci fosse un domani. Adesso ci sarà una porta, per cui sì, eccoci qua. Dobbiamo vedere ragazzi cosa fare nella stanza di Alice nel Paese delle Meraviglie, la chiamerò così, perché adesso non ci resta che rispondere nuovamente a questo benedetto telefono. Sì, lo so che era, l'avevo promesso, quello che è, nei commenti mi è stato suggerito da Crazen in questo caso di provare ad andare verso il lampadario, però insomma io la vedo difficile, anche perché il nostro personaggio qua non è capace di saltare, quindi sinceramente a questo punto non saprei cosa fare ragazzi. No, vedete, non mi fa avanzare. Ragazzi, perché non mi date un suggerimento? Se provassi a saltare sul pianoforte, come non detto, cioè una volta che uno praticamente si è buttato sotto, precipita tipo, non lo so, incudine nell'oceano e non c'è niente da fare. Mi sta sfuggendo qualcosa ragazzi. Ok, eccoci qua di nuovo, solo che stavolta siamo qua sopra, per cui ci tocca un attimo cadere. Ecco fatto, con molta grazia e delicatezza come sempre. Io proverò di nuovo a rispondere al telefono, magari mi sta sfuggendo qualche dettaglio ragazzi. Allora qua c'è sto dettaglio che cade st'armadio, proprio di brutto. Minchia com'è caduto. One eternity later. Vediamo un attimino ragazzi se c'è qualche dettaglio qua intorno a cui non ho prestato particolare attenzione. Ah, vedete adesso ragazzi insieme a me che sul retro di quell'armadio c'è un numero di tre cifre che sarebbe a dire 853, perfetto, siccome prima era 363 abbiamo chiamato quel numero, probabilmente adesso dovrò chiamare questo numero, 8, ok, 5, 3, pronto, oh! Ragazzi, mi sono girata un attimo. Dove l'ho portato? L'ho portato dietro l'armadio, quello che cade. Quello che è caduto adesso. Vedete? Noi eravamo lì un attimo fa, è vero. Lì c'è il bambolotto, che meraviglia. Ok, qua c'è un telefono. Ehi, pronto? C'è un telefono? Ah, eccolo. It solves nothing. It never has. It never will. Sì, ogni volta mi dovete far pigliare un colpo, no? In questo è un po' più semplice. Qua sta continuando a crollare tipo mezzo mondo. Io intanto mi guardo un attimo intorno, ragazzi, non evitare di perdermi qualche... Ah, è di nuovo lei! Buon uomo, oh, eccolo qua. Ok, e un attimo fa quel bambolotto è caduto di sotto, ragazzi, con quello stesso pianto disperato. 354, perfetto, non potrò usarlo sto telefono adesso. Ah sì, perché è stato rimesso a posto, quindi certo che posso usarlo. 3, ok, 5 e 4, tac, pronto, oddio, e questo luogo incredibilmente inquietante, no, che volete che mi spezzi le ginocchia per la miseria? Vabbè io vado avanti tranquillissima, pezzi di merda, stavo per rispondere. Voi siate maledetti, mio padre. Oh, ma qua crollano cose. Qua cadono cose.
Ok, addirittura la tempesta in casa. Cioè, stiamo proprio sprofondando. Sono letteralmente appesa a un filo. Letteralmente. Ok, piano! Oddio. Allora, sì! Chi è, dannazione? Sono di nuovo nel mio studio. E si è spaccato tutto. Tutto si è spaccato. Quasi è pure bruciato il foglio. Che meraviglia. Ammazza. E che è successo qua dentro? È passato l'uragano Katrina? Pronto? You deserve this. All of it. All of it. All of it. Sì, va bene, guarda, diciamo che è come dici tu, è come dicono anche i cani giusto in questo esatto momento, che me lo merito. Proviamo a riaprire un attimo i cassetti. Che schifo. Che schifo, peggio che andare di notte. No, no, sono le stesse cose di prima, ragazzi. Ok, per cui lo studio è rimasto lo stesso, solo che una voce mi ha appena minacciato praticamente, dicendomi che mi merito tutti questi incredibili infarti. La porta è chiusa a chiave. Interessante problema. Ah, ecco. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Oddio. Di chi dovrebbe essere questo dito così rinsecchito e orribile? Non lo so. Sarà della moglie? Sarà... Oddio! Oh! Pure lo studio qua va di male in peggio, ragazzi, eh? Un po' più di manutenzione, dovrei licenziare il maggiordomo. Ok, qua adesso non c'è un assoluto cavolo. Questo è il penultimo degli elementi che stavamo trovando. Alla fine che cosa ci potrà mancare? Vediamo un po'. Ok, ha recuperato un po' di umanità, diciamo. Un pizzico di umanità, nonostante la pelle qua tutta... sfragnata, un pizzico d'umanità l'ha recuperato, tranne lo sguardo un po' perso. E infatti qua sotto c'è il caro dito qua che ci aspetta. Qua manca l'ultimo elemento, sembrerebbe. Che meraviglia, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Che dice qua, prova e riprova. Ma guarda, io effettivamente non vorrei manco provare, vi dirò proprio la sincera verità. Perché ho già provato e riprovato, capite? Capite? Proverò ad andare di qua, dai. Mi ispira un po' più di fiducia, diciamo così. Oh, che è la dispensa? C'è qualcosa da mangiare? Ce l'avevo una certa famina, effettivamente. Stiamo finendo le mele? E dai queste mele della cippa. Guarda, guarda le tue mele. Ti piacciono le mele? Affogati nelle mele, strozzati nelle mele. Tu sia maledetto con ste cazzo de mele. Va bene, va bene. Ci sarà qualcos'altro di utile qua oltre le mele? Sembrerebbe di no. Toc toc. Ehi, ragazzi. Belli i quadri tutti. Comunque ragazzi, veramente la casa è stato proprio un crescendo, anzi una parabola discendente nello schifo più assoluto. C'era una volta un uomo con la passione in petto, ma poi sua moglie trascurò il suo aspetto, il suo viso rosceno, ma lui non poteva fregar di meno. Lei odiava l'uomo con la passione in petto. Per cui nonostante il matrimonio felice all'inizio, poi è andato tutto de merda in pratica. Oh, what the hell? Che cosa dovrebbe essere sta cosa? No, sul serio. Perché la dama con l'ermellino il suo perché ce l'aveva, ma questo non lo so. C'ha un franco addosso. Oddio ragazzi, io penso di aver mai visto, vi giuro, niente di così... Niente di così...
orripilante, davvero. E ne ho fatti comunque di giochi horror, però questa cosa è veramente incommentabile. Allora, qua c'è una porta, ovviamente chiusa a chiave, figuriamoci. C'è qualche altro elemento qua che dovrei trovare? Ovviamente si è chiusa a chiave anche l'altra porta. Va bene ragazzi, che vuoi che faccia? Che ti... Ah, non era mia intenzione offendere però, Parliamoci chiaro. Il retro di questi quadri, ragazzi, è una meravigliosa rappresentazione di migliaia di Franco che se la spassano proprio alla grandissima, perché vibrano ogni volta che mi avvicino. Me dovrei avvicinare io veramente, me dovrei mettere lei in mezzo, no, sul serio. Vabbè, lo faccio. Eppalala, yuppalala, forza di qua, forza di là, oddio. Piano. Oddio. Ok, perché la fobia dei topi, questo è proprio l'ideale, come Plantain. Salve! È lei la dama dei ratti? È lei con le zinne al vento, belle mosce? Eh? Oh, non avrà intenzione di venirmi a trovare, spero. Se l'è presa? You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. E chi è che avrebbe dovuto portare il cadavere di un Franco nel tuo laboratorio? Solo per farti che cosa? Un dispetto? Madame? È rimasta chiusa fuori, mi dispiace. Io ho provato a riavere un contatto con lei, però non è andato a buon fine. Davvero... mi dispiace. Ok, qua è tutto sbarrato, come non detto. Va bene, andrò giusto dove non volevo andare. Ah, sì, urrà, evviva! Come se farò finta di non aver sentito. Oh, però qua stiamo proprio sprofondando, tipo nell'LSD più profondo, Non che io l'abbia mai provato, però diciamo che la sensazione sembrerebbe quella, da quella che hanno raccontato, da quello che raccontano. Ma sta porta, ah. Oh, go! Ai! Che c'è qua dentro? Che c'è qua dentro? Che c'è qua dentro? Basta! Basta! Fatemi uscire! Dio! Non si affronta. No. Non si affronta più, basta. Ok. Quanto è grossa sta casa? Io sto continuando a chiedermelo. Quanto caspita è grossa sta casa? Allora... vediamo un po', non ho idea di cosa faccia sta roba, però non mi dica che sta tirando su tipo un cadavere o qualcosa di tanto raccapricciante, perché non dovevo? Sto facendo un torto a qualcuno? Se è così mi dispiace. Sì, però è... c'è di così terribile questa cosa che sto tirando su? E mo' finito? Oddio. Vabbè, ma che c'è sta cosa qua? Perché dovevo tirarla su? Solo per far la menta a qualcuno? Perché sono stata 4 ore a girare una manovella? Vabbè, io chiedo scusa. Chiedo scusa infinitamente a chiunque si sia sentito offeso da questo mio gesto, che non ha portato assolutamente a niente, per cui
Oh, bello! Rinasci dalle ceneri, raccoglierai i frutti. Ah, ok. Is that her? Can she hear us? This is all fixable, right? Sì. No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Ma va, chi non lo sarebbe, dai. Vabbè, questo è quando ragazzi è andata a trovarla in ospedale. Abbiamo finito. Che. Che, dovete smetterla di fare queste cose random. Sai ancora dipingere, eh? Bella domanda, fino a quando è la dama dei ratti qua? Una tavola, Ouija. Che meraviglia. Non vedevo l'ora, guarda, di trovarmi di fronte a questa cosa. Però, in qualche modo, sta cosa bisognerà usarla. Mo scrivo Obedosh. Ah, non si può cancellare, cazzarola, la prima lettera. Allora, aspetta, ok, si cancella automaticamente. Quindi bisogna inserire 3, 6, 9, 10 caratteri. Che possono essere lettere, ma anche numeri, a quanto pare, perché ci sono anche dei numeri. Vabbè, io poi... Che schifo, che è sta roba che sto a calpestare? Non si preoccupi, signora. Non si preoccupi. Novembre, penso che dovrei essere felice. Perché io non lo sono? Una bellissima figlia. Penso che lo sia. So che lo è. Ma allora perché non riesco a guardarla senza sentirmi male? Un tempo avevo un marito affettuoso, magnifico, premuroso. Adesso non vedo altro che quest'uomo strano interessato solo ai suoi dipinti. Come se avessero qualche importanza. È tutto così inutile. La musica prima mi aiutava. Adesso non serve più a nulla. Ok, questa donna, ragazzi, anche ovviamente psicologicamente... Era tipo totalmente, non ci vuole, devastata. Sì. Ok, qua c'è qualcosa che fa rumore. E qua. Perfetto, perfetto, ce l'ho, se riesco. Oh, ce l'avevo. Oh. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting. Immortal. Ma con chi parla sta tipa? Non lo riesco a capire. Oh, e là? Vabbè. Ma posso entrare? Posso entrare? No, divieto d'accesso. Vabbè. Oh. Wow, com'è tornato? Com'è tornato ad essere tutto meraviglioso? Perché ci dovrebbe essere una lampada su una sedia a rotelle? Sì. Belli tutti questi ritratti che mi fissano. Bellissimi, davvero meravigliosi. Ah, di nuovo nella merda. E che palle, me l'ho riabituata, mo. Un attimino, di nuovo il cesso. Chissà perché c'è sempre pece nei... Oddio. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Oddio. Non mi dire che è stata la moglie ad ammazzare la bimba. E apriti, mamma mia! Oh, da questo, ragazzi, ho... percepisco e deduco che è stata la madre ad ammazzare la bambina. E vabbè. Oh, immersione? Immersione! E vai! Perché? 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 Dico io, no? Perché? Però c'era ancora l'opzione di guardare dentro, ragazzi. Dio Gesù, non c'è mai fine a questi incubi. Però c'è la possibilità di guardare dentro ancora. Vabbè, io direi di... Ah!
mi si è chiusa proprio. Pensavo di poter andare via. Vabbè, devo fare altro di sti viaggi. Assolutamente da incubo. Va bene, facciamone un altro allora. C'è qualcosa che mi perdo? Ah no, è diverso. È diverso stavolta. Oh, che pace. Mi stavo per spiatà? Direi di provarci di nuovo, forza! Che dovrebbe essere questo? Ma che ca... Ah, che trip assurdi, ragazzi. Cos'è sta roba? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Sicuro. Certo, era questo quello che dovevo trovare. Guarda, l'occhietto mi mancava. Effettivamente. L'occhietto mi mancava. Ah, ma la tavola di prima, la tavola Ouija. Pensavo dovessi tornare tipo indietro. C'ero, ero il mio studio. Ero il mio studio. Dannazione. Ah, ecco. Ah, ora devo ritrovare tutte le pedine d'esta cippa. Ce ne stanno 10 miliardi. Perché caspita, dovreste volere che io ne trovi altre. Scusa, eh. Due. Quante ce ne... Ok. Ok. Cerchiamo di mantenere la calma per quanto possibile. Si sta girando da solo, ragazzi, non so perché. Non so perché si gira da sola la telecamera. Vuoi che mi sieda? Vuoi giocare a scacchi? Vuoi giocare a dama con me? Non te mette con me, eh? Oh! Ma che cazzo? Ancora. Continua a girarsi da solo, perché? Boh, non lo so, ragazzi. Non so se sarà buggato in qualche modo. Ma insomma, da me che volete? Ce l'avevo fatta, avevo trovato l'ultimo elemento, porca pupazza miseria. Che simpatico marmocchio. Vabbè, allora, che questo è ossessionato. Sì, continuano a muoversi i giocattoli da soli, vabbè. Che que... Dio! Ok, un'altra delle cose più schifose che abbia mai visto in un gioco horror. Questo è poco ma sicuro. Vabbè, qua c'è sta una cippa, ok? Quindi che volete da me ancora? Non lo so cosa possono volere ancora dalla mia vita. Dopo tutta la persecuzione che quest'uomo ha sicuramente provato, vabbè che appunto lui prima era uno stronzo, è uno stronzo, ragazzi. Questa qua, la moglie, deve aver ammazzato la figlia, tipo in preda alla depressione, quello che cavolo è. Ok, ho trovato l'altra, sei contento? Deve essere contento dei versi che fa. Sì, felicissimo. Un'altra volta. Un'altra volta. E qua continua a cambiare tutto. Questo ha ammazzato la figlia. Lui già prima era mezzo alcolizzato, insomma, se ne stava uscire testa già lui comunque, ragazzi. Però evidentemente la figlia era un minimo di attaccamento a qualcosa, probabilmente. Allora, quando la moglie ha fatto fuori la bambina, questo qua ha finito totalmente di perdere la ragione. Ah, si apre una... Scusa.
scusatene, ma date una velocizzata a sto... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Oddio, spazzole, io non ce li ho tutti sti capelli, Cioè, i capelli di un essere umano normale fino a prova contraria. Che posso far qualcosa, però. Sì. No, eccolo qua. Ah, mazza, che casino. Che? Che si è fermata la musica? Beh, ti ho trovato l'altra pedina. Oh, Gesù. Cos'è? Un cuore? Ah, cos'è sta roba? Avete finito? Dov'è sta cosa che fa casino? Vabbè, qua sembra una storia infinita. Ce l'hai proprio queste pedine? Te piacciono, ho capito, non ci giochiamo più a dama. Basta che te dai una calmata. Oh, si è aperto un altro varco qua. Per Narnia, per... Ecco, sapevo. Questa è stata prevedibilissima però, Questa non te la faccio passare. Non te la do per buona, mi dispiace. Eccola qua l'altra pedina. L'ho trovata, sei contenta? Eccola. L'ha portata? Che ne so io, l'ho portata. Boh. Qua sotto c'è qualcos'altro, immagino di sì. Vero, a parte i quadri qua tutti sfragnati. Continua a muoversi la telecamera da sola, non so perché. Ah, questo gioco non smette mai. Cioè, vedi, lo spavento di chi eramo? Di chi eramo, per esempio? Vabbè, sì, ok. Che ne dici di farcela sta partitina, no? Sta continuando a portarmi in giro con sto cazzo di tavolo de dama. Mi sto quasi a scocciare. Ok. Ok, niente da fa. Non ti piace, ma questo era chiarissimo. Figlia mia. Allora che cavolo. Ah, la cucina. La cucina, mi mancava la cucina. Eccola qua. Tac. Oh. Che bolla in pentola. Ah, zuppa di legno. Che buona. Gnammi gnammi. Torno di qua. Ti è bastata una pedina? Mi sa di no, In cucina non c'è sta più niente. Non mi sta sfuggì qualcosa. Ancora qua, l'ho preso già. Figlio mio. Un'altra volta. Dai, ancora. Quante altre volte le devo prendere ste caspita? C'è tipo una cosa in lupo pure qua. Vedete che continua ad aprirsi lì, ragazzi? Qua dentro che c'è sta? Aspetta un attimo. Ah! L'ho trovato? L'ho trovato! Non so cosa sia, ma l'ho trovato! E se mi spaccate le scale come dovrei fare da andare sopra? Vabbè, forse non è lì che devo andare. Che qua continua a non succedere niente. Forse l'ho trovato... Ah, ok, ecco! Adesso che ce l'ho messo... Ah, ammazza quante pedine! Dovremmo giocare con tutte queste, davvero? Ok, qua c'è qualcosa che fa rumore. Questo è poco ma sicuro, per cui... Ah, me devo tipo sedere, fa la scena delle sedemme? Che... Ok, l'hai fatta volare via. Brava! Bravissima! Adesso che cosa dovresti volere? Un applauso? La 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 la... Ah, eccolo là che torna fra noi! Il bambolo... Non giocate così con me. Non giocate così con me. Ok, si sta girando da solo. Perché? Perché? Perché si deve girare da solo? Perché? Oddio, la musica. Oddio, vabbè. Incubo senza fine. Quando finirà sta storia? Piano, 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 piano! È insopportabile, te lo giuro.
vabbè. Diamo gli stocchio, va. Magari acquista ancora un po' più di umanità. Perché no? Oddio. Ah! Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. Oddio no. What is this? Oddio no. I don't understand. No. Stop it. Please. I was so close. This time, I almost had it. Ok, cioè allora praticamente lui, cioè il suo obiettivo era creare un ritratto della moglie, suppongo che fosse, e mantenerlo così, perfetto. Però sto quadro ogni volta faceva sempre la stessa fine, cioè tornava ad essere mostruoso. Ci deve essere un significato metaforico dietro a sta cosa, ovviamente. Vabbè raga, allora, anche oggi ne abbiamo vissute le cose, non ci sono stati tantissimi spaventi tipo jumpscare, però l'immersione che avviene, ragazzi, quando si gioca a questo gioco è veramente allucinante. Io non ho idea di quanto manchi alla fine, effettivamente, probabilmente non mancherà tantissimo, o non lo so, ditemi voi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!